Ugo, ma è vero che venerdì in concorso c'è un film che racconta di palestrati, Tapo Silis? Assolutamente, dico te. A proposito, posso dirti, dopo la Piazza Rossa è la seconda Piazza Rossa che visito in Europa. E di questo lo ritengo molto importante. Cotè ha il piacere grandioso di fare cinema raccontando quello che gli altri chiamano documentario. Lui lo chiama la vita, e vedere un film di Cotè è sempre qualcosa, un'esperienza unica. Vederlo in concorso qui è un segno che qualcosa di buono in concorso c'è. Non bisogna perderlo. Perché? Perché riesce a far parlare i corpi. E come in un film muto sono i corpi che parlano più che le parole. Come in un film muto sono le immagini che regalano l'emozione. E questo è un film che finalmente regala cinema. E anche i muscoli hanno un senso. E anche i muscoli hanno un senso. In un mondo in cui l'idea del muscolo è diventata un'idea estranea, perché tutti quanti hanno il pollice, lui dimostra che non serve il pollice per usare il telefonino, serve un corpo per raccontare le storie.